Buonasera, buonasera a tutti e bentornati finalmente per l'appuntamento settimanale delle DataLab Studios Live Streaming, le dirette di DLS con me, che sono il TIA, per adesso perché presto saremo di più. Ve lo anticipo, ma non ve lo anticipo. Di nuovo, rinnovo il mio ringraziamento per i presenti. So già che Sergissimo sei già lì, ancora prima di me, quindi cominciamo in anticipo questa sera. Confronto la tabella di marcia delle 9, delle 21:15, che sarebbe l'orario ufficiale di inizio, ma possiamo tranquillamente cominciare prima per chiacchierare un attimino e scaldare un attimo gli animi. La diretta di stasera, appunto, è sostanzialmente uno pseudo live mixing, ovvero quello che vorrei fare è mostrarvi come io personalmente imposto un progetto, e stiamo ovviamente sempre parlando di metal sotto tutte le sue sfaccettature, all'interno della mia DAW, in questo caso Studio One 5, di Presonus, ma che può essere come tecnica applicata a qualsiasi DAW, soprattutto quelle gratuite come Reaper, ad esempio, o come Cakewalk, eccetera, eccetera, per cui chiunque di voi può replicarlo nella sua DAW. Comunque vi farò vedere come da zero imposterò il progetto in preparazione del mixing, perché ci sono delle fasi essenziali che non vanno mai trascurate e non vanno mai saltate. E a prescindere da quello, avere un template personalizzato e ben rodato, diciamo qualificato, aiuta a essere molto più ordinati e anche più rapidi, quindi a perdere meno tempo. Non so se voi lo utilizzate, io personalmente utilizzo template già da qualche anno, però all'inizio effettivamente ero un po' restio. Poi ho capito che serve soprattutto per alcune cose che magari vedremo insieme. Per quanto riguarda il rompere il ghiaccio, alcune news riguardo al mondo della musica metal in generale. Ci sono due cose di cui che vorrei un attimino segnalare, su cui vorrei porre l'accento, e sono sostanzialmente l'uscita del nuovo singolo degli Arch Enemy, che era da un po' che non pubblicavano un album. E questo è sostanzialmente melodic death metal vecchio stampo. Hammott ne è uno dei capostipiti, e per cui continua a portare avanti la bandiera, il baluardo di questo genere, che a mio parere non tramonta mai. Gran bel pezzo, molto canonic style, per cui insomma, ascoltatevelo, è molto bello. Non vi aspettate nulla di esageratamente innovativo, al di là di un piccolo intermezzo un pochino particolare, con un cantato pulito. Voi sapete la cantante adesso è la White, giusto, la cantante, non mi ricordo più, non è più l'Angela Gossow ovviamente, ma è la White, e è molto brava in tutte le sue sfaccettature, sia growl, scream e puliti. Effettivamente è una gran cantante, nulla da dire, chapeau. Dalla merda a molti uomini che pesano anche due volte più di lei. E la seconda, quindi in realtà sono tre. Quindi ascoltatevi il pezzo degli Arch Enemy, arriverà anche l'album completo, credo ad aprile, mi sembra di aver capito, sentiremo. Non credo che ci riserverà granché il buon vecchio Amato. Ricordiamo che adesso in formazione c'è anche Jeff Loomis, forse un pochino sacrificato, ma è sempre comunque Jeff Loomis. Vedremo se magari ci riserva qualche sorpresina Jeff in questo album. Prima è sempre rimasto un pochino nascosto da Amott, però magari qui ha preso un po' più piede, chi lo sa. Fatemi sapere se vi piacciono gli Arch Enemy o comunque cosa ne pensate. Altra cosa interessante è l'uscita dell'album, diciamo, solista di George Corpse Grinder Fisher, cantante storico ormai dei Cannibal Corpse. È una roba un po' strana perché, non riesci più a sentirli. Posso dirti la mia opinione personale? Non li ascolto. Cioè, gli ultimi tre album ho ascoltato, credo, tutto l'album un giro, forse due giri e qualche singolo, ma basta. Dico, quest'ultimo singolo è sicuramente per il melodic death metal da sottolineare, perché mantiene alto l'onore dello stile, è prodotto da Dio, beh, ma mi sembra che ci sia James Bogren dietro,
Fascination Studio Sweden, e per cui è giusto ascoltarselo anche solo per sostenere il genere. Mentre l'album solista di Corpse Grinder non è male, perché non stiamo parlando di un di un classico gore alla Cannibal Corpse, di un brutal alla Cannibal Corpse. È un pochino più sul thrash death monolitico. Beh, la sua voce è sempre impareggiabile. Secondo me in questa veste un po' meno down tuning gutturale è ancora più figa. Poi non so chi abbia suonato, chi abbia registrato, di chi siano gli arrangiamenti, però i pezzi sono carini. Ascoltateveli, giusto per passare via un po' di tempo. Io ne ho ascoltati i primi tre, credo, niente di che. E poi, cos'altro era di interessante in uscita? Sapete che forse non mi ricordo più, perché ormai, anche facendo un po' di digressione così nostalgica, e non facciamo altro che finire per ascoltare playlist, no? Ormai escono praticamente solo singoli, non escono quasi più album interi così d'un colpo, come facevamo una volta, vi ricordate? Si andava al negozio di dischi, si ascoltava l'album, se te lo lasciavano ascoltare, se lo portava a casa e te lo divoravi per mesi, tutto intero, dall'inizio alla fine, ogni volta. Esatto, sì, sono d'accordo sul Loomis style deturpato, se vogliamo metterla giù così. Hai ragione. E purtroppo lì è Amoth che comanda, Non si può fare diversamente. Erlandson dietro le pelli è sempre mostruoso. Quel batterista lì mi piace moltissimo. Mi piace veramente molto. Tra l'altro, lui è l'artefice della prima libreria di Addictive Drums, la libreria metal. La prima versione di Addictive Drums, la 1, tra l'altro era stata progettata proprio insieme a lui, direttamente, come drum tech. E poi nel Addictive Drum 2, lui ha curato la libreria, la parte metal della libreria, che sapete è tutta compresa in tutti i vari stili, già all'interno del pacchetto. È molto bella, non è all'altezza sicuramente, secondo me, di Superior Drummer Free e delle sue librerie, però costa molto meno e va da Dio, cioè per un arrangiamento, una preproduzione o anche per qualcosa di più serio. Fantastica libreria di suoni per batteria, e Erlandson è l'artefice, e quindi lo stimo moltissimo. Poi vabbè, c'è com'è che si chiama il bassista, che c'è quel di Dario, non mi ricordo più, è un grande anche lui, fantastico, inossidabile, sembra che non invecchi mai, sempre uguale fin da Burning Bridges. Non mi sembra che sia cambiato moltissimo, forse qualche capello bianco. In ogni caso, mi sono ascoltato qualche playlist ultimamente e mi sono capitati loro. E quindi vi dicevo, ormai ci sono tutte queste playlist, non abbiamo più il gusto di portarci a casa un CD e divorarcelo e masticarlo fino a digerirlo tutto. Adesso abbiamo questi ascolti un po' on demand. Vai sulle playlist e partono singoli a raffica di tantissimi generi diversi, non lo so, non è più come prima. Vabbè. Discorso inutile da nostalgico, scusate se vi ci ho portato dentro. Mentre cos'altro volevo segnalarvi? Beh, intanto volevo segnalarvi un recap, un riascolto, se non li conoscete. Ultimamente mi è capitato di riprenderli in mano anche sotto sconsiglio di Max Belladonna di Rack & Mix, che l'ha portato all'attenzione in uno dei loro ultimi live mixing. Sound Awake Days Carnival, non so se conoscete questo gruppo australiano, diciamo post prog, anche se non è proprio un genere storico, inossidabile, scandinavo o europeo. È veramente un gruppo, un album degno di nota, primo per la produzione che è magistrale, secondo per gli arrangiamenti che sono secondo me veramente sopraffini in certe parti, e per la prestazione dei musicisti, che io non credo che sia stato fatto nessun genere di editing su quell'album. Sì, anche io sto cominciando a odiare le playlist, però sai qual è il vantaggio della playlist, e perché vanno molto secondo me, dico la mia, che in questo era in cui siamo abituati a correre come delle bestie, l'unica maniera per rimanere aggiornati sulle nuove uscite. Tu sai che quello che troverai
all'inizio della playlist, quello che è uscito per ultimo e via discorrendo. Mentre invece se vuoi andare a documentarti, ti tocca prendere e spulciare le varie riviste online o cartacee, se esistono ancora, non so, ditemi voi se esiste ancora Grindcore, se esiste ancora Metal Hammer, non lo so se esistono ancora. Penso di sì, mi sembra di averle viste in edicola un po' di tempo fa. La playlist è l'unica maniera per rimanere aggiornati. Se è una playlist seria tipo New Metal di Spotify, si trovano sempre uscite recentissime e ben selezionate, ovviamente gruppi mainstream famosi, non gruppettini del sottobosco o dell'underground, quello purtroppo non li trovate. Però almeno per le uscite dei grandi è affidabile, infatti tutte queste nuove uscite si trovano tutte. Ritornando a Carnival e Sound Awake, andatevi ad ascoltare se non li conoscete, o rispolverateli, perché c'è molto da imparare sul suono di batteria e sul suono di basso, perché quell'album è l'album da cui poi è scaturito il suono che è stato ricreato nel B7K di Dark Glass in collaborazione con il bassista di Carnival. No, scusate, non di B7K, con l'Alfa Omega. Il pedale, secondo me, è di Dark Glass più duttile. Gli altri sono un po' più genre-oriented. Sto parlando di Adam, sto parlando di B7K, sia versione vintage sia versione modern. Ma l'Alfa Omega è il più duttile. Ci puoi fare molte cose, è veramente bello. Il mio bassista ce l'ha, le tracce che lui registra con quel pedale io le utilizzo sempre, vedo che non le vado mai a scartare. E il suono di quell'album ha ispirato quel pedale, per cui vale la pena ascoltarsi, effettivamente è mostruoso, ci sono almeno 5-6 suoni di basso differenti, per cui andatevelo a riprendere, anche se non vi piace il genere, solo per ascoltare il mix e per ascoltare il sound design, che è spettacolare. Il suono di batteria è bellissimo e si sente che non c'è editing, che è tutta farina del sacco di quel batterista lì, molto molto bravo. Scusate per i rumoracci. Per cui altre uscite degne di nota, forse ne avevo una ma me la sono dimenticata. Beh, magari mi tornerà in mente. Se voi avete qualche cosa da segnalare, fa piacere. Sia mainstream che underground, fa sempre molto piacere. Mi diceva il mio chitarrista, Phil, Mattia Filippi, l'ultimo di Insha, è molto bello. Seminale. Poco digeribile se vogliamo da certi punti di vista, però mentre te il precedente che era, cos'era, no, Telecast era un po' più digeribile, questo qui è un po' più viscerale, ecco, più che seminale, però sembra effettivamente molto bello. E poi altro da segnalare di quel che piace a noi, non mi sembra. Che uscite ci saranno adesso? Ci sarà, lo sapevamo, oddio, il nuovo supergruppo Halo Effect uscirà, mi sembra, ad aprile, credo, anche quello. Usciranno Arch Enemy con l'album completo e poi altre cosette. Vediamo magari di fare una lista più avanti, più strutturata. Per quanto riguarda invece novità sull'audio, poco da dire. Pochi plugin free usciti recentemente. Al di là di quelli di Kit Plugin, del saturatore di Kit Plugin che vi avevo già suggerito, se vi siete persi il nostro ultimo video su YouTube in inglese, per chi appunto non se lo ricordasse, molti dei nostri video sono in inglese quando vengono pubblicati. Abbiamo pubblicato l'ultima puntata, eccolo qui, della nostra serie sui riverberi a convoluzione e impulsi di riverbero. Abbiamo quindi fatto un video su come creare, registrare e poi sistemare degli impulsi registrati per conto nostro in degli ambienti più professionali, confronto alle scale di casa, al garage di casa, utilizzando poi Convology XT di Impulse Record per riprodurli.
Per cui, se vi interessa, guardatevi questo video, potrebbe essere interessante per alcuni di voi. Per cui, che altro dire? Non ho molte novità da segnalarvi. Se eventualmente capiteranno dei plugin free interessanti, io non attenderò e ve li segnalerò sia sulle storie di Facebook o di Instagram che in diretta nel momento in cui ci troveremo il giovedì. Se a voi piace il giovedì come appuntamento, 19, 21 e 15, 21, per me per ora è l'appuntamento ideale. Che dite? Potremmo iniziare allora, senza perdere ulteriore tempo, con il nostro progetto. Allora, mi metto le mie cuffie. Ok, prima di partire con il nostro progetto, vi vorrei segnalare alcune novità che probabilmente avremo prossimamente. Sto parlando di alcuni ospiti che verranno da noi. Ha fatto il triplo delle visualizzazioni delle live. Non solo perché in inglese, soprattutto perché tendenzialmente una volta che faccio uscire un video tendo poi a segnalarlo sui vari gruppi Facebook, sia italiani che internazionali, di mixing e soprattutto home studio, per cui molte delle visualizzazioni arrivano da lì e quindi i numeri sono un po' più alti. Le live sicuramente prendono meno visualizzazioni, però credo che sia una questione di tempo e di ingranare. Nel momento in cui riescono a girare un pochino, sicuramente prenderanno più piede, perché comunque in Italia di pubblico ce n'è, a mio parere, e basta solo insistere a rendere i contenuti interessanti. Ecco perché nella prossima puntata avremo un ospite che non vi voglio anticipare più di tanto, vi dico solo che è un chitarrista, faremo una diretta a quattro mani, che speriamo possa essere interessante. Poi ho già in ballo altri personaggi che possono essere presenti in studio, diciamo in diretta, dai loro studi a casa, e farci vedere qualcosa e sentire qualcosa di interessante, magari specifico per alcuni strumenti, per alcuni argomenti, d'accordo? Per cui non perdetevi la puntata di giovedì prossimo, che sarà la prima a quattro mani, con un ospite che sarà svelato durante la settimana, diciamo tra lunedì e martedì probabilmente, quando creerò l'evento sui social. E eccoci qua quindi sul nostro progetto, e come potete vedere, se lo riconoscete, è lo stesso progetto che abbiamo utilizzato recentemente. Scusate, vi avevo detto che non l'avremmo più usato, però questa 99 dei The Haunted mi piace molto ed è stata finalmente ultimata. Avevamo solo la batteria, adesso abbiamo finalmente basso, chitarre e voce. Giusto per rendere le cose interessanti, sui nostri social, su Facebook abbiamo pubblicato le foto di quella giornata, di quella serata in studio, in cui sono venuti appunto ospiti il mio ex chitarrista Claudio Giacometti. Grazie Sergissimo, io lo spero, sto cercando di divulgarle il più possibile, di farle girare, speriamo che arrivino a molti, a sempre di più, perché poi sai com'è, una caramella tira l'altra e la parola passa, diventano 2, 3, 6, 12, 18 e dovrebbe andare così, speriamo, a escalation. Claudio Giacometti, ripeto, mio ex chitarrista Neptune e al momento in forza presso Evil Sonic, sostanzialmente lui mente e corpo degli Evil Sonic, tribute band ufficiale degli Slipknot qui in Italia. Sono molto molto forti, lui è un grande, ha una grandissima capacità live e una grandissima esperienza nelle mani, perché come non è giovanissimo, insomma, e poi abbiamo Simone Baldi, cantante sempre di Evil Sonic e di War Dogs, gruppo veronese molto molto bello, andatevi ad ascoltare sui social. Sono passati in studio per registrare chitarre e voce ai DLS, mentre queste sono, vabbè, giusto per farvele vedere, intrattenervi un po', le foto della serata.
E poi abbiamo invece al basso un altro personaggio che vi svelerò più avanti. Perché vorrei un attimo mantenere l'hype. E poi alla batteria, sapete, Jacopo Frapporti, un grande drum tech qui a Verona, ex Sin Circus, ex mille gruppi, è un grandissimo batterista, ma soprattutto un grande drum tech di professione. Avremo anche lui ospite, molto probabilmente, anche per alcune, diciamo, nuove iniziative gratuite. Non vi voglio dei Death Lab Studios e di DLS Digital. Non vi voglio anticipare nient'altro per adesso, perché è ancora un progetto in definizione, ma che, se andrà a buon fine, a mio parere sarà molto molto figo. Cose che poi torneranno utili a tutti voi in maniera diretta e, come dire, molto concreta. Comunque torniamo, abbiamo la nostra... Ecco, questo è il progetto così come è scaturito dopo l'importazione delle tracce. Abbiamo registrato in studio, ho esportato, mi sono salvato il progetto, l'ho portato a casa in mixing room, ho esportato le tracce e ora le ho importate all'interno. Quindi così è puro, crudo, nudo, ok? Ho semplicemente dato un ordine con i colori. Quindi abbiamo tracce di batteria registrate da Jacopo, detto Jacopino, nel suo studio personale, home studio, con una RME UFX, bellissima scheda, della RME, non proprio a buon mercato, non nuovissima e non a buon mercato, ma ancora attualissima, perché sapete, RME è una delle poche case che, anche se i prodotti possono essere vecchi, mantengono continuamente aggiornati i driver e quindi sono sempre super funzionali e ottime, hanno dei grandi convertitori, dei grandissimi pre. E questa è la batteria registrata da lui con i suoi microfoni in studio. Lui è ben equipaggiato, quindi mi sono tranquillamente fidato a fare in modo che lui si arrangiasse per conto suo, anche per poter avere una certa tranquillità, ok, nelle registrazioni. Poi abbiamo due tracce di basso, una DI, che sostanzialmente è questa clean bass, ma che io rinominerò come bass DI, perché è la mia nomenclatura classica. E poi sotto abbiamo una traccia con un dark glass, immagino che sia il B7K, non so se sia il pedale originale o se sia l'emulazione di Neural DSP. Torniamola come dark glass, se siete d'accordo, anzi mettiamola come dark glass e basta. Poi abbiamo linee di chitarra registrate di DLS, abbiamo due linee portanti di ritmica più due linee, diciamo, di melodia in parte armonizzata e una solo, basico. Base, io da un po' di tempo registro così, non sono più un grande sostenitore del dubbing, quindi del doppiamento delle linee di chitarra da sovrapporre, non, perché avendo trovato la mia catena audio che mi dona delle DI solide, compatte, che poi una volta passate nei processori hanno un suono già pieno che basta a se stesso, ottengo una grande definizione perché non ho sovrapposizioni di tracce, di take e una bella spazialità e anche una semplicità, d'accordo? Quindi queste sono DI che al momento passano attraverso un archetype Gojira settato come abbiamo registrato in studio con i suoni che piacevano in quel momento a Claudio Giacometti. Che ringrazio personalmente e ringrazio anche il Simone Baldi, detto il Simo, che ha registrato queste linee di voce. Simo, che è stato anche ribattezzato l'uomo dei 15 minuti, perché tutte le cover che gli ho fatto registrare, compreso Arch Enemy di Immortal, in 15 minuti lui ha finito. Praticamente singola take, perfetta direi, con qui in fondo un overdub doppiato, stop. Essenziale, assolutamente efficace, registrata molto bene. Per quanto riguarda le catene audio di chitarre, quindi l'audio chain di chitarre e di voce, abbiamo utilizzato per la chitarra, non mi ricordo, non stavo utilizzando questa DIN che vedete nelle foto, stavo utilizzando la chitarra che suona solitamente ai live degli Evil Sonic. Vediamo se riesco a farvela vedere perché io non me la ricordo più, mi sembra sia un SP, eccolo qua, Evil Sonic Son Tribute. Andateli a vedere dal vivo perché sono
magistrali, d'accordo? Sono assolutamente identici agli Slipknot, sia visivamente che musicalmente, come potete vedere. E la chitarra, vediamo se riesco a trovarla. Facciamo una cosa così un po' interessante, no? Vediamo se... Eccola qui. È questa? No, non ha registrato con questa. Non aveva questa. Aveva la chitarra con la stella appiccicata sopra. Non era neanche questa. Dai Claudio, intervieni in qualche maniera se sei online. Dici che chitarra stavi usando. Non me lo ricordo. Mi sembra fosse una ESP. Niente, non riesco a farvelo vedere. Hanno mille chitarre diverse. Per cui non so dirvi. Vediamo se sia questa. Non lo so. Vabbè, ce lo faremo dire dal buon vecchio Claudio. Appena potrò parlarci. Ritorniamo sul nostro progetto. Quindi chitarra con degli humbucker EMG attivi, ovviamente classici metal, cavo all'interno della J48 radial, quindi di iBox bella solida con un minimo di compressione, poi direttamente in scheda Discrete 8 di Antelope nei suoi convertitori, bypassando i pre. Questa è la mia catena audio, basta, per le chitarre DI. Per le voci SM7B come microfono, direttamente in un Warm Audio TB12 Tone Beast come pre, e poi direttamente nei convertitori Behringer ADA 8200 modificati, moddati. Questa è la catena audio, stop. Come vedete, come plugin non c'è nulla di caricato, ho tutto spento, e a parte per il basso DI che ho ottenuto la stessa catena del suono di basso che avevamo creato per, nella penultima live per era questa? No, per questa, sì, per questa canzone qua, mi sembra. No, non era questa, scusate, era Jotun in Flames. L'archetype Gojira, anche sul solo con delle modifiche, e un gain reduction della JST che io metto sempre sui growl per comprimere voce e dare un pelino di carattere sulle medie, che qui viene chiamato body ed è sempre impostato di default a questo livello. Poi ho caricato già la mia catena di mastering. Io vado sempre a mixare fin dall'inizio, a preparare le tracce dentro la mia catena di mastering, che spinge al minimo, come vedete. Dopo andremo a settarla un attimino. Abbiamo il tape per dare della soft tube per dare un po' di carattere analogico nastro, che dopo andremo a settare. Come compressore di master, da mastering, ho l'Iron, quindi l'emulazione dell'SPL Iron di Brainworks, di insomma Plugin Alliance. Mi piace, è il compressore che mi piace di più per il master. In alternativa, appunto, uso lo Slate Digital della loro suite, oppure l'SSL Style di Plugin di Brainworks, che è il Townhouse, oppure l'SSL Native seconda versione, ma alla fine mi trovo sempre a scegliere l'SPL Iron, è quello che mi piace di più, è molto gentile, morbido, ma senti una differenza pazzesca con pochi dB, con un dB di compressione lenta. Poi come Q, da mastering per una Smiley Q, ultimamente sto usando il Dangerous Box EQ. Prima usavo moltissimo il BX della 2098, che è un'emulazione dell'AMEC, dell'EQ AMEC di Plugin Alliance, ma ultimamente appunto mi sono convertito in Dangerous. Poi un po' di clipping con il Kerzog, ma proprio leggero, leggerissimo, e vado a limitare col Pro L2. Di solito faccio un gain di 1 e basta, in trasparenza, in transparent come stile. Il Voxengo non c'entra nulla. E volevo farvi vedere però una cosina interessante sul Bax EQ. Vediamo se riesco da qua senza fare casini. Non so se conoscete questo plugin che si chiama Plugin Doctor. Questa è la versione gratuita che dura una ventina di minuti, poi si spegne e potete vedere un plugin alla volta e vi permette di analizzarlo. Allora andiamo a analizzarci
E il plugin Alliance, se lo troviamo, dov'è? Non c'è. Perché sarà qua dentro, vediamo. Non in program file, ma qui. No. Dov'è il plugin Alliance? Program data? No. Program file? Ah, è qua. Dangerous Music, BugCQ. No. No, devo tornare sul VST. Forse l'hanno messo su Steinberg. No. Dove l'hanno messo? Eccolo qua. Da master. Volevo farvi vedere come si comporta questo EQ. Come vedete abbiamo high pass filter, low pass filter, questa è left hand, lasciate stare, high pass filter, low pass filter, e poi abbiamo due shelving nelle low frequency e nelle high frequency, stop, in boost o in cut. Quindi perfetto per il mastering, semplice da usare, ha il suo taglia bassi, taglia alti, scusate, vedete com'è, non potete scegliere la pendenza, potete scegliere solamente la frequenza. Il taglia alti, diciamo che vogliamo tagliare a 20, adesso qui considerate che parte da 0, lo spettro udibile è da 20 a 20.000, ok? Quindi cominciamo da qua. E poi andiamo sullo shelving. Come vedete, se andiamo in bust per boostare un pochino le alte, è molto dolce in taglio pure. È molto dolce qui. E andiamo ad aumentare anche un pochino qua, è molto dolce anche qua, ancora più dolce, ok? Per cui riesco ad avere un bel cut e una smile EQ, quindi un leggero boost sulle alte, sulle basse, scusate, e un leggero boost sulle medio-alte, dove mi pare a me, d'accordo? Posso anche boostare qua, ma proprio poco poco. Così. Ok? Vedete com'è dolce la curva? È veramente, veramente bello. Possiamo fare anche una roba del genere, ma così, a mio parere, è la cosa migliore. Potete lavorare anche in mid-side, ma al momento non ci interessa. È veramente un gran bel EQ da mastering, secondo me. L'EQ da mastering, a mio parere, torniamo qua, deve essere semplice da usare e deve essere molto musicale. Infatti queste macchine emulano la macchina originale, che è una macchina analogica. Questo è stato creato da Dangerous Audio assieme a Luca Pretolesi a Los Angeles, nei Los Angeles Studios di Luca Pretolesi, e quindi è veramente facile da usare e molto efficace, e si evitano di fare danni perché gli interventi sono molto molto morbidi. Perfetto, allora adesso come vedete abbiamo tutti i volumi a zero, a parte questa traccia di high, che era la vecchia traccia di basso di high che abbiamo usato per il tracking. Setup avanzato, questo è setup medio avanzato, sì. Anche questo, sono plugin costosi, più o meno costosi, però se voi fate l'abbonamento di Plugin Alliance che costa 9 euro al mese, ce li avete tutti. È forse la cosa migliore, perché potete disdirlo quando volete, e se non vi piace lo disdite e non lo fate più, mentre se vi piace li provate tutti e scegliete quelli che vi piacciono di più. E ce ne sono tantissimi per tutti i gusti, ok? Per tutti i gusti, ci sono anche ampli di basso di chitarra, cioè c'è una quantità infinita di bellissimi plugin su Plugin Alliance, che con 9 euro al mese voi avete tutto, non vi serve altro. Quello che avete lì vi basta per tutto, per cui potrebbe essere l'unica spesa di plugin che voi avete. Stop, più i plugin stock della DAW, che possono essere sempre utili. Sono plugin fatti molto bene e anche spesso molto leggeri, ok? Quindi questa traccia di high, questa traccia di basso strumentale in MIDI, togliamola dalla vista, ci dà proprio fastidio, ok?
quindi abbiamo solo le nostre adesso tracce audio, tutto a 0 dB, a 0, perché adesso dovremo fare il gain staging, ok? Però prima del gain staging, di solito io vado a quantizzare perlomeno kick e snare da triggerare. Quindi qui, come vedete, il kick l'ho già triggerato, quantizzato e triggerato, e ho creato questa traccia MIDI che ho già un pochino umanizzato. Vedete che non è proprio tutta dritta, è un pochino umanizzata. Conviene sempre partire così, perché tanto nel metal, bene o male, un pelino di triggering ce lo metterete sempre su kick e snare. Cioè, mi è capitato di non triggerare quando avevo registrato delle gran belle batterie, però alla fine può essere sempre utile avere il MIDI, ok? Anche solo per mandare in sidechain il kick e lo snare da qualche parte con estrema precisione. Se devi mettere in sidechain il kick con il basso, e così fai molto prima, sei molto più preciso. Soprattutto il gate, il compressore ad esempio di stock di Studio One ha il sidechain integrato MIDI diretto, quindi puoi già collegarlo al MIDI senza problemi, è sempre utile. Per cui adesso andiamo, vi faccio vedere come quantizzo lo snare io in Studio One, con quali algoritmi e in che maniera, per creare poi un trigger, perché potrei usare Trigger 2 di Steven Slate, però qui voglio essere molto preciso, non voglio che mi scappi nessun colpo, e poi voglio gestire io le velocity per la miglior umanizzazione possibile, ok? Di solito io scelgo lo snare bottom, perché è quello con i minori rientri e in cui vengono conservati i transienti. Adesso qui vedete la traccia che io ho editato di batteria poco a questa catenella. Cosa vuol dire? Che l'audio è merged, cioè unito. Non è una vera e propria traccia unica, sono tutte le parti tagliate, diciamo, editate, che però vengono unite per comodità in un'unica visualizzazione grafica, per non avere le fastidiose divisioni, no? Vedere tutta sta griglia. Per cui, se voglio quantizzarla, devo crearmi uno stem ed esportarmi il file da riportare dentro. Per cui togliamo tutta la catena per andare ad esportarlo. Vado a crearmi lo stem, faccio nessuno, lo snare bottom, me lo creo qua negli stem direttamente, lo lascio così, stessa fra gli start e l'end della song, ok, ci mette un secondo, perfetto, eccolo qua. Posso anche già, se voglio, direttamente da qui trascinarlo dentro, qua, e questo è il mio snare su cui poi posso creare la quantizzazione. Studio One ha un gran bel, scusate, io spero che si sente, che si veda tutti bene, ragazzi, quindi avvisatemi se ci sono problemi. Dicevo, ha un gran bel, a mio parere, algoritmo di quantizzazione. È stato migliorato moltissimo fra le versioni 3, 4 e 5. Ve lo faccio vedere, è sufficiente premere qui, scusate, sì, qui ci servirà per dopo, è sufficiente premere qui, qui avete tutte le, le opzioni, ok? Quindi io seleziono la traccia, vado su analizza, e lui me l'ha quantizzata. Come vedete, apparentemente non c'è un colpo sbagliato. Ovviamente dobbiamo verificarcela, quindi io me lo metto in solo, me l'ascolto. Un'ascoltatina, giusto per. Potete aumentare o diminuire la soglia qui, vedete? È sempre impostata su 80 come default. Potete cambiare l'algoritmo, ma lo standard va benissimo. Grazie Sorgissimo per il ritorno. Vedete, qui ci sono dei rimbalzi. Delle ghost note. Diciamo che le ghost note per adesso, qui abbiamo una rullata che dobbiamo un attimino editare a mano, vediamo se aumentando la soglia mi prende qualche colpo in più, no, perché comincia a prendere dei colpi di cassa, come vedete, ma semplicemente editata a mano, non è un problema, ok? È molto semplice, basta andare nella zona, zoomarla, ascoltiamo.
con questo strumento, senza la calamita che mi aggancia la griglia, io posso aggiungere colpi. Non è ancora essere particolarmente precisi, bisogna starci sopra sul transiente e finita lì. Ecco, ho già aggiunto, poi andremo a umanizzare. Ascoltiamo il resto. Ragazzi, io faccio così di modo da farvi vedere proprio tutto il percorso che io vado a fare. Bene, qui direi che tutto abbastanza a posto. Ecco qui. C'è qualcosa di che manca, andiamo ad aggiungerlo noi. Ascoltiamo bene. Questo è un colpo di tom, quindi comincia da qui a rullare. Qualche volta non lo prende, allora meglio zoomare un pochino. Ok, andiamo avanti. Riguardo le ghost notes, ecco, aspettiamo di inserire la mano perché non so quanto andrò a triggerare. È probabile che utilizzerò in questo caso il trigger solamente per dare un pochino di omogeneità ai transienti e, come dire, rinforzarli. Per cui le ghost notes poi si sentiranno quelle normali, quelle naturali dell'audio. Lasciamo quelle che sono assolutamente naturali, con la compressione verranno un pochino su se lasciamo la release lunga, la release corta, e per cui lasciamo che siano quelle audio a venire fuori. Il trigger ci servirà solamente per i transienti veri. Qui mi sembra tutto a posto. Perfetto. Perfetto, qui c'è qualcosa che manca. Ok, andiamo ad inserirlo. Oh no, non dirmi che si è bloccato. Ecco, lo sapevo. Si è bloccato. E niente. A volte capita, per cui dovrò necessariamente riavviare. Speriamo che funzioni. No, forse si è ripreso. No. Ogni tanto, durante le quantizzazioni, Studio One si perde un pochino. Vediamo se riesco a riavviarlo senza aver problemi. Spero. Altrimenti mi toccherà mettere in pausa la diretta, dovete scusarmi, e poi riprendere. No, ci siamo. Devo semplicemente riattaccare il Voxengo Deconvolver. Spero che mi sentiate. Fatemi sapere se si sente. Allora, eravamo arrivati qui. Dovevamo aggiungere qualche colpo qua. Ok. Scusa Sergissimo, mi affido a te ormai, fammi sapere se sentite tutto dopo il riavvio. Ok. Andiamo avanti, piano piano. Qua sembra tutto a posto, colpi semplici, qui probabilmente manca qualcosina, sempre la solita rullatina, sì. Ok. Qui cosa fa? Ok, grazie Sergissimo. Dimmi se vi interessa queste cose, se vi interessano, se voi magari sapete già tutto e fate meglio di me.
Allora, preferisco che ne parliate voi. Anche qui abbiamo dei colpi. Avanti. Quindi bisognerà... non si sente più? Scusa, non si sente più? Fammi sapere qualcosa, please. Perché qui Voxengo sta andando, in teoria. Ora controllo un attimo, scusate. Ah, scusa. Ok, dovreste sentire. Allora, eravamo qui. Questi rimbalzi li lasciamo anche perché quantizzarli, secondo me, sarebbe un... non rendere onore alla performance di Jacopo, che è fantastica. Non si sente più, Sergissimo, davvero? C'è un po' di delay, fammi sapere prima che vado avanti. Ah, ok, scusa, ero io che avevo cambiato la scena di OBS. La regia è migliorata un pochino perché ho aggiunto qualche artifizio, ma a quanto pare non è sufficienza. Qua non è facile. Beh, insomma, dai. Qui abbiamo dei colpi di Tom. No, questa è cassa. Questa la cancelliamo. Perché è cassa. Vedete che io qui ho delle macro qua sopra, sono molto utili. Se avete la possibilità nel vostro programma di audio di AW, createvi delle macro perché tornano. Io le uso moltissimo perché con il touchscreen ci premo sopra come fossero un pulsantone. Ma anche se uno ha il mouse e la tastiera sono molto utili. No, aspetta. Ok. Avanti. Procediamo. Qui manca un colpettino. Vedete anche qui, ad esempio, posso andare direttamente a salvare. Anticipando il salvataggio automatico. Se mi sento in pericolo. Per qualche motivo. Ok. Credo che ormai siamo quasi alla fine. Questa è una super rullata che parte con un colpo di Tom. Sì. Comunque è registrata molto bene. Vedete che ci sono dei transienti che sono assolutamente evidenti e i rientri sono, i bleed sono veramente, veramente leggeri e ben controllati, controllabili. Ecco, qui abbiamo una rullata probabilmente con delle ghost. Sì, è la rullata finale. Ghost note più. Qui non riesco a capire come fa. Ci sono dei rimbalzi, forse conviene lasciarli a lui. Quasi quasi lascio che li gestisca lui. A parte questi e questi due. Ah, forse non è la parte finale, è prima della parte finale, che è questa. Queste sono tutte ghost, queste sono altre rullate. Portate pazienza, abbiamo quasi finito e poi andiamo avanti con la parte interessante del sound design e del gain staging. Perché successivamente, una volta che avrò sistemato il MIDI, ok, finito, salviamo e basta. Adesso come faccio a creare il MIDI in Studio One? Molto semplice, vado a creare una traccia strumento e la chiamerò
snare trigger. Il colore sarà questo. Ok. Semplicemente trascino. Eccola qua. Ora vedete, è una, un bitorzolone unico, ma devo semplicemente andare a... Vabbè. Scusate, nelle funzioni musicali. Cambiare la lunghezza, che nel mio caso sarà un 32esimo, così la vedrò bene i colpi, d'accordo? Singoli, e poi in base alla... come si chiama? Alla nota che mi servirà, andrò a cambiare, a trasporla. Andiamo adesso a guardarci nell'inspector queste dinamiche, considerando quelle che abbiamo aggiunto noi, che sono ovviamente i picchi. Partiamo da qui e dobbiamo andare a numanizzarle a mano, eh? Eccole qua. Adesso qui andiamo a sentire come fa. È a un'ascesa, per cui io di solito uso la parabola. Così. Forse ancora più in basso. Ok. Avanti. Poi sentiremo se vanno bene. Queste come fanno? Qui comincia prima. No. Però va sicuramente a questo livello. Se prendiamo la pinna è più semplice. Come vedete qui va a salire. È un lavoro molto di fino, eh? Effettivamente. Andiamo avanti. Ci siamo quasi. Allora, qui abbiamo delle ghost più degli accenti. Possiamo tenerle molto basse. E poi vedere se vanno bene. Qui. Teniamo le basse. Poi sentiremo se nell'esecuzione finale vanno bene. Qui credo che sia così. Ora vediamo. Sì. Qui dovrebbe essere così. Qui lo teniamo un po' più in linea. E lo so, ragazzi, è uno sbattimento, però serve. Serve a molto. Va fatto. Questa è una rullata in ascesa. Sì, quindi sempre la nostra parabola. Un pochino più bassa. Avanti. Quasi finito. Ok, qua salviamo. Non si sa mai. Ok. Sentiamo qua com'è la storia. Sì. Penso che faccia più o meno uguale. Ok, ci siamo. Più o meno è sistemata. Poi vedremo di fare qualcosa di più di fino. Allora, questa in realtà non ci serve più, però noi cosa facciamo? La disattiviamo perché magari ci torna utile e la nascondiamo, che non ci stia in mezzo alle balle, ok? Ora andiamo a cercarci dei suoni di trigger. Io di solito uso
Le librerie di Drumforge sono leggerissime, vanno benissimo con i MIDI, hanno multi microfono e ce ne sono tantissime. Costano un cacchio, sono fatte bene. Si fanno andare con Contact Player, ovviamente, o Portable. Come kick abbiamo questo, sentiamo com'è, l'ho già impostato. Non è male. Intanto lo teniamo. C'è un po' di room, preferisco avercelo più secco. Un pochino di punta. No, non mi piace. No, per niente. Il D6 dà una bellissima punta morbida e me lo tengo. Ok. Mi vado ad aprire. Mi vado ad aprire un altro portable e mi ci metto sopra uno snare. Vediamo cosa abbiamo di buono qua. Non processati, unprocessed. Anzi no, scusate, processati che sono già belli pronti. Allora, se guardiamo qui, la nota è la D1 e qui ci andiamo a traspondere. Perché sicuramente non sarà la D1, vediamo. Andiamo su funzioni musicali. Trasponi, imposta tutto a D1 e lui ti mette tutte le note in D1, molto facile, molto veloce. Selezioniamo qui questo, sì, e sentiamo. No. È un altro allora. No, perché? Non esce. Eccolo. Che ne pensate? Non è male. Questo è un pochino più da The Haunted, dai. Per adesso ci teniamo questo. Niente room. Secco. Solo un pelino di overhead. E poca cordiera. Ok. Qui trigger direi che abbiamo concluso. Ora possiamo passare alla fase di gain staging, la fase di colorazione. Allora, questa è la nostra reference della canzone originale, va bene, quindi me la tengo sempre qui al volume adeguato quando mi serve. E andiamo a fare il gain staging, però prima, sì, gain staging, scusate, senza la catena di mastering, ok? Per cui partiamo con, di solito parto con la batteria. E con che ragionamento affronto il gain staging? Devo fare i livelli di gain mantenendo più o meno i picchi entro in meno 12, meno 10, massimo meno 8, ve l'avevo detto già in precedenza, e parto dal strumento più dinamico, con più transienti, ovvero lo snare. Parto dallo snare, ok? Quindi vado sullo snare top e faccio i livelli. Però voglio colorarlo. Allora, proviamo a colorarlo con un nuovo plugin che dicono sia rivoluzionario. Ho scaricato la demo. Kit Plugin ha buttato fuori la versione numero 2.0 del suo BBN105, ovvero un'emulazione del 1078 della NIV, console NIV, che dicono sia stratosferica. Loro hanno già impostato un oversampling a 8. Lo teniamo. Qui abbiamo il pre, quindi mettiamo mic, come se stessimo entrando con un microfono, e andiamo semplicemente a colorare. Stop. Niente rumore di fondo. Mi fa schifo il rumore di fondo. Coloriamo per dare distorsione armonica. E facciamo il gain. Molto basso, vedi. A
Allora, siamo bassissimi, quindi entriamo stiamo entrando dentro. Stiamo entrando dentro nel plugin già con un volume forse esagerato, ok? Per cui io cosa faccio? Calo il gain qui e recupero sul plugin per dare colorazione armonica. Caliamo ancora. Ok, l'alternativa a questo plugin, voi spero che sentiate abbastanza, mi sembra però che dia un po' di problemi sulle fasi. Voi cosa ne pensate? C'è questo effetto fluffer che non lo so. Andiamo a provare, che mi piacciono molto ultimamente, i Noise Hash Audio e il Pre Trilogy, che contiene il 78. Scusate, l'84. Li sentiamo tutti e tre? Sentiamo. Aspetta che parti il rullo, eh. Eccolo qua. Ok, sì, molto bello. A quale ti riferisci? Al kit plugin oppure al noise hash? Ascoltiamoli in AB. Non lo so, mi sembra che il kit plugin crei degli artefatti. Voi avete questa impressione? Soprattutto sul suono dei piatti che rientrano. Io terrei noise hash, mi piace di più. Gli dà anche più corpo, non lo so. Cioè, un po' di problemi sulle fasi le dà anche il noise hash, eh. Voglio colorare di più. Quindi recupero poi qua sull'out per il gain staging. Scusate, alzo un po' le cuffie perché con le manette planari mi serve più volume. Ok, essendo che questo è il pre più dinamico, è sicuramente più pompato sulle basse il kit plugin. Mi piace di più il need. Ok, teniamo questo. Andiamo ora qui, anche se in realtà questa traccia la caricherò molto molto poco. Teniamolo sempre a questa colorazione e sistemiamo semplicemente il gain d'ingresso. Manteniamolo qua su 0. Oh, è già... Cerchiamo di fare già i volumi, cioè il bilanciamento iniziale qui, quindi bilanciamo lo snare top con lo snare bottom un pochino. Vediamo la fase. Ah, ce l'ha anche qui la fase, però è meglio vederlo qua. Non serve invertire la fase, come sentite. A me non piace un suono di rullante con troppa cordiera. Ok, ora passiamo al kick. Allora, regoliamo il gain d'ingresso fino a che qui non arriviamo a meno 2, che dovrebbe essere il gain staging ideale nel mondo analogico di questa macchina, ok? E poi recuperiamo volume qui.
Ora io sto già facendo i bilanciamenti, perché voglio mantenere i fader a zero in questo momento. Ok, andiamo sull'out. Qui in rosso. Ripeto, rimaniamo sui meno 2, meno 3. Qua. E qui regoliamo il sub. Ok, l'importante è che tu senta bene. Hai sentito che differenza con la fase invertita? Adesso dobbiamo accendere la catena. Hai ragione. Possiamo intanto accendere solo questi. Qui va bene che lavori poco. Adesso dovrebbe essere aumentato un pochino. Ok, passiamo ai trigger. Serve solo per la punta. Ok. Sistemiamo sempre il gain qui, che deve entrare nella macchina al volume ideale. Che ho fatto kick e snare, vado sui piatti, quindi lui ha usato due ribbon per gli overhead. Una bella stanza meno 13, andiamo anche qua a fare meno 13. Sentire il Charlie, eh? Vedete che anche il Charlie cambia il tono se cambia, se cambia la fase. Ok, ho già pannato, come vedete qui, eh? Questa è una figura drummer perspective, quindi dal punto di vista del batterista. Andiamo sui tom.
qui ha senso entrare con il plugin e poi più o meno regolare allo stesso livello. Partiamo da qui. Diamo una salvatina, eh? Sempre meglio, ricordatevi. Come vedete, lui usa un rack e due floor. Penso che sia un 12, un 13, 14, 16. Come alto. Allora, mettiamolo in loop. Scusate, vi massacrerò le orecchie, chiedo scusa in anticipo. Ok. Io sono un feticista dei tom, quindi sono particolarmente pignolo sui tom. Mi piacciono, per cui si devono sentire assolutamente. E devono essere belli, molto belli, realistici, soprattutto realistici. Non mi piace quel classico tom, come dicevi tu, plasticoso. Non mi piace. Mi piacciono i tom veri. Forse sono anche troppo alti. Anche troppo alti. Adesso, per quanto riguarda la room, lui non ha registrato una room perché è una stanza piccola, e ha fatto bene. La room ce la creiamo da soli, ok? Con un plugin. Io ultimamente utilizzo tantissimo East-West Space 2. Ci sono dei preset veramente belli qui per batteria che ci andiamo a sentire. Allora, intanto dobbiamo creare le mandate, per cui sicuramente ci butto dentro il kick in e il kick trigger. Sicuramente ci butto dentro lo snare top e il snare trigger, i tom che andrò a mandare, anche queste pannate come mandate, più o meno come sotto, più o meno, non serve una roba super precisa, e manderò i due overhead pannati, non tanto, poco poco, ok, tipo così, per cominciare. Stop. Sentiamo come suona per fare, diciamo, un solo della stanza, meglio far così. Allora, cominciamo con uno spazio piccolo, da studio piccolo. Questo è molto grosso, Queste sono stanze piuttosto grosse, Ecco, questa è un po' più piccolina. Sono gli overhead della batteria. Bella questa, molto neutra. Small, vediamo cosa c'è di small. Mono to stereo. Bello. Sono per i suoni molto naturali. Vediamo un secondo e mezzo, un secondo e sette il più lungo. Allora, facciamo un secondo. Oh, come mi piace. Molto basso, Sentiamo come suona con il resto. Ovviamente anche questa la dobbiamo far entrare nel pre.
so, non mi convince. Non mi convince. Cambiamo. Cambiamo in diretta. Tenere questa per adesso come suono di room, non mi dispiace. Andiamo a comprimere un pelo il bass della batteria, ok, per tenerlo sotto controllo. Proviamo il nuovo nickel di Acoustic Audio, compressione di 4, compressione con ratio 4:1, e comprimiamo 4 dB, d'accordo, con un attacco diciamo medio e una release medio veloce. È molto aggressivo, quindi conviene fare così, blendarlo. Con l'SSL style, proviamo il Chandler che prova un attimo settato, Sta comprimendo 10, allora andiamo 4, aumentiamo la saturazione, mettiamo il filtro sidechain, ok, recuperiamo dB. Sentite, il Chandler Limited spinge molto le basse. Scusate, perché abbiamo questo circuito di saturazione al germanio, che poi comunque potete scegliere anche al silicio o comunque tipo Zener Bender. Noi teniamolo sul soft, che va a saturare molto le basse e te lo gonfia, ok? Per cui è effettivamente un compressore che va molto bene sulle batterie. L'SSL Style è più pulito, ma anche un pochino più preciso, c'è da dirlo. È meno gonfio sotto, forse conviene tenere questo per adesso. È pazzesco, A me piace moltissimo questo. Però talvolta, però qual, qual,
qualche volta effettivamente è un po' troppo. Allora, rimaniamo bilanciati. Stiamo su questo, sull'SSL, e togliamo il nickel che è troppo aggressivo per i miei gusti. Ancora non ho imparato a usarlo bene, ad abituarmici. Ok, ora andiamo a vedere come funziona la nostra catena di mastering sulla batteria. Partiamo dal tape. Arriviamo un po' più in su con la distorsione del nastro. E qui andiamo bene. L'iron sta comprimendo 0,5 di mezzo dB. Sentite che differenza che fa l'iron. Aspetta che sentiamo cosa dice Sergissimo. Allora, la cosa che mi piace di più è come riesce a rendere il rullante presente ma senza esagerare. Sto riflettendo se è questione di ottimo segnale in ingresso oppure se è grazie al tuo lavoro. Allora, Sergissimo, non sono un genio, diciamo che probabilmente è perché faccio queste cose da tanto. E è sicuramente questione anche di segnali in ingresso, che è molto buono. Belli microfoni, perché da quello che so è stato usato un 57 sul rullo sopra, sotto non so, un Audix credo, e poi vari microfoni dell'HPG, i Peluso che sono dei ribbon mic a nastro per gli overhead, che sono molto belli, un pelino scuri ma sono molto belli, e poi l'adeguato gain staging, sicuramente importante quando entri in plugin che emulano l'analogico. Devi cercare di dargli il segnale che riceverebbero nel mondo analogico, perché sono modellati su quella macchina lì, per cui, oddio, c'è uno spammone, è arrivato in ritardo, ma è arrivato anche lo spammone, scusate, lo eliminiamo subito. Ok, dicevo, mi rendo conto che dovrei buttare via tutto e ricominciare da zero seguendo i tuoi consigli, la cosa è sinceramente un po' frustrante. No, non devi buttare via tutto. E non devi sentirti frustrato. La cosa che, per quanto riguarda la batteria, su cui sono pignolo perché è lo strumento che mi piace di più da registrare in assoluto, è bellissimo, assieme al basso, mi piace tantissimo, anche proprio perché è multimicrofonico anche, no? È stato il tempo che ho, non perso, ma impiegato nel trovare le giuste posizioni del microfono sul rullo top. Mi sembra che i tempi, parlo di qualche anno fa, ma lo faccio ancora ogni tanto, se soprattutto so dei microfoni nuovi o rullanti nuovi, ho passato qualche giornata intera a cambiare tantissime posizioni del microfono sul rullo, inclinazione, distanza dal cerchio, più o meno alto, confronto al corpo che poteva essere in legno o in alluminio, quindi cambiava sicuramente, l'inclinazione verso la pelle. Insomma, tantissime combinazioni di posizioni e di inclinazioni e di distanze dal rullo, finché ho trovato le posizioni che mi piacciono di più e che penso siano migliori, no? Anche per le risonanti fastidiose che io odio dover togliere in mix, preferisco non averle sul suono naturale già. Per cui consiglio di fare questi esercizi. Perdi una giornata intera, ti metti lì in relax, una bella caraffona di caffè, tutta la tua scorta di microfoni che puoi usare, dinamici che puoi usare sul rullo, anche qualche condensatore magari a diaframma stretto se ti va di provare, ti metti lì e provi tante posizioni ragionate. Ovviamente non è che puoi mettere il microfono per il rullo appiccicato alla pelle che ci sbatte quasi contro, a parte il fatto che rischi che il batterista ci picchia sopra, te lo distrugge. Che se è un SM57 non succederà mai, ma se è un condensatore te lo può spaccare, ma in posizioni ragionate ovviamente, guardando anche quello che fanno gli altri, e trovare la posizione secondo te più bella, le due o tre posizioni che ti piacciono di più e che secondo te sono più efficaci. Poi lì qualcosina fa anche il pre, effettivamente i rulli qua sono entrati nell'RME direttamente, da quello che so. Io solitamente le faccio passare dal TB12, la Warm Audio, che mi piace molto perché satura un pochino il suono, comprime leggermente quando va sopra lo zero, diciamo in distorsione armonica piacevole, quindi ti comprime il picco e lo contiene e scalda un pochino.
lo rende più presente. Poi anche in un pre di una scheda buona, discreta, buona, suona sicuramente bene. E poi mi piace sempre scaldare in mix o comunque in gain staging con un'emulazione. A me ultimamente piacciono molto queste della Noise Hash sul NIV, ma poi tempo fa usavo tantissimo anche le API, le emulazioni di API, che ce ne sono, che girano, ce ne sono tante di emulazioni. L'importante è entrare, a mio parere, nel plugin, e qui vedi sono già tutti in oversampler ormai plugin, cioè questi qua, perché lavorano ovviamente meglio, al giusto livello analogico, quindi sotto lo zero sicuramente, ma non troppo basso per evitare di tirare sul rumore, perché quello è sicuramente il livello in cui la macchina virtuale lavora meglio, ok? È più prestante, e poi ti fai i livelli o da qui in uscita o dal fader, se non hai questi gain, ma tantissimi hanno anche il gain, il fader, no? Direttamente. Per cui da tenere tutto qua a zero. E questo è già un ottimissimo punto di partenza, e lavorare poi in panorama, cioè il suono ovviamente cambia tantissimo se lo senti da solo o se lo senti con tutto il resto. Adesso questa stanza che abbiamo trovato mi fa un po' schifo, se devo essere sincero. Preferirei trovare qualche altra stanza. Puoi per favore far sentire la batteria nuda e cruda senza effetti per capire quanto il tuo lavoro è importante? Sì, adesso ti tolgo tutti i plugin e ti faccio sentire. Allora, togliamo tutti le emulazioni dei pre. Consideriamo che ho fatto il gain staging prima, nel gain, quindi probabilmente i livelli non saranno proprio the best come bilanciamento. L'emulazione della stanza la teniamo, ovviamente. E togliamo anche la compressione. Questa è la nostra catena di mastering, quindi la lasciamo. È tutto molto più pulito, naturale, però suona bene. O no? Vediamo se riesco a farti sentire la in diretta quando attacco i pre. Cambia molto, diventa tutto molto più saturo. Diventa anche un pochino più tridimensionale, a mio parere. Scusa. Ecco. Diventa tutto sicuramente un pochino più di tridimensionale. Però anche da sola la batteria è bella, funziona molto bene. Tieni conto che c'è anche un po' di suono di trigger, ma non tantissimo. E questa con tutta la catena. I tom sono esageratamente alti. Dobbiamo abbassarli almeno di a 7.1. Poi ovviamente l'abbilanciamento di fino si farà più avanti nel mix. Ok. Ok, molto meglio. Non è male questa, alla fine mi sto abituando a questa stanza, non è così male, è piuttosto naturale. Diciamo che è bella carica sulle basse, forse volevo un qualcosina di un po' meno sgionfo. Uno dei consigli è provare a mettere un Xtreme questo prima della stanza a un quarto sincronizzato col massimo della profondità. Molta pulizia,
È vero che smagra il low end, ma mi toglie molta naturalità alla stanza. Ok, andiamo a bilanciare, a sentire il resto. Vai col basso, DI di basso, sentiamo com'è. Grande Cree. Oh, cavolo, mi sono fregato. Ho detto chi è il bassista. Vabbè, sentiamo dall'inizio. Beh, è suonato molto bene. Questo è il Dark Glass. Non mi fa impazzire, però si può usare. Sentiamo la mia catena sulla DI. Vedete, ho delle Ignite Amps, l'SHB1 testata. Tira su molto rumore. Tolgo il Bright per tirare su tantissimo rumore. La cassa. Andiamo a cercare i nostri impulsi. I nostri impulsi di cassa per basso. I The Nemesis. E ci ribilanciamo un po'. Non capisco come mai. Ah sì, adesso ho capito perché non si vedevano. Perché li avevamo tirati fuori in studio dove hanno dei percorsi diversi. Vabbè, sentiamo così. Tantissimo tempo sulla batteria, proprio perché mi piace moltissimo anche mettermi lì e smanettare da solo in studio, provare diverse posizioni dei microfoni e tante combinazioni di microfoni e pre, per cui piano piano ho raggiunto il mio preset che mi piace. Adesso questa batteria è registrata da Jacopo, però vedi qui, io non ho fatto granché, ho fatto il giusto gain staging, sono entrato giusto dentro nel plugin che mi piace, e magicamente il resto è venuto fuori, diciamo, da solo, con un minimo di bilanciamento, con la stanza giusta. Stanza importantissima, cioè batteria senza stanza non ne parliamo nemmeno, ok? La catena di mastering fa la sua parte, ma è un intervento al 10%, al 5%, all'8% direi. Per cui l'importante è partire col suono già ben impostato, ok? Sono di basso, adesso mi sta cominciando a piacere. Così è troppo opaco. Mi piace che si sentano le dita. (Susurra)
per il basso, per avere maggior comodità, però spinge troppo questa distorsione qua. Adesso la cambierò probabilmente, ma adesso teniamo questa. E faccio un buzz, ok? Qui si fa così, si selezionano tutti e due i buzz. Per far veloce, aggiungi buzz ai canali selezionati e lui te lo fa. Lo mettiamo in fondo. Ok. Assieme al drum buzz. E questo è il, ovviamente, bass, bass pass, che mi piace colorare di verde. Anche i colori sono importanti, eh? Trovatevi i vostri colori, così poi quando mixate ritrovate subito, se non lo fate già, il bass che vi interessa. Ok, adesso ci vuole un minimo di compressione ci vuole un minimo di compressione sul basso per tenerlo, come vi ricordavate dalle precedenti live, per tenerlo domato. Allora usiamo qualcosa di lento, come può essere ad esempio della Analog Obsession il Lala, che è l'emulazione del LA2A. Ok, adesso è bello domato, già solo così. Setto 8 dB. Sentito come e la dinamica è molto più domata. Possiamo provare a fare gli sboroni. Proviamo con qualcosa di lento, ma di e di super colorato. Questo è bellissimo. Il TL100 è valvolare, eh? Possiamo fare un attacco veloce. Ma siamo sotto, siamo ancora sotto i livelli di guardia. Avete visto che staccando tutti i plugin sono sotto? C'è sicuramente qualcosa che spinge qui e che fa salire, ma e quindi non è niente di irrecuperabile. E andiamo un attimo a vedere cosa può essere che spinge. Qui va bene, qui forse spinge un po' troppo. Allora, vedete che abbiamo già recuperato Headroom. Quando inseriamo un nuovo strumento nel mix o un nuovo suono che comunque aumenta il volume, andiamo sempre a sistemare la catena di mastering, eh? Sempre. Possiamo anche toglierli questi, danno solo fastidio e tanto non li usiamo. Andiamo a vedere se sta spingendo il bax, ma non credo. No. Il clipper spinge.
Peter ci sta domando i transienti del rullo, solo di quelli. Va bene, perché è un minimo intervento, ok? Ce li tiene a bada. Se togliamo la catena di mastering, siamo assolutamente ancora sui meno 3. Per cui abbiamo ancora headroom. Ok, andiamo alle chitarre e qui ci sarà un po' un'esplosione. Sentiamo, tenendo i suoni che avevamo in studio. Chitarre sono complesse, è uno strumento complesso, solo i livelli per adesso, il suono, il sound design dopo, questa è la fase di preparazione. Sentiamo il solo, dove sei solo, scusate, adesso sto lavorando con le mani perché mi trovo meglio, se non vedete il mouse è per quel motivo lì. Ok, molti effetti buttati a caso. Voci. Salviamo. Voci. Torno sul mouse così mi vedete. Ok, possiamo farlo così. Controlliamo sempre che la reference rimanga muta, perché non deve interferire. Sergissimo, ci sei ancora? Scusa, aspetta. Sì, credo che tu ci sia ancora. Credo. E andiamo con la voce. Anche qui, poveretto, un po' di riscaldamento glielo dobbiamo dare. Bene. Controlliamo la catena di mastering. Mai esagerare, mai. Stiamo comprimendo troppo,
cambiare lo stile. Non male, il Simo ha fatto una grandissima performance e la si sente soprattutto qui. Lasciatemi dire una cosa e poi leggo il tuo commento, Sergissimo. Guardiamoci negli occhi. Quando in studio puoi lavorare con degli musicisti, artisti che sanno suonare, che conoscono le parti, che sanno gestire il microfono, è un piacere sublime. Devo dire che lavorare con questi musicisti su questo pezzo è stato un grandissimo piacere. Sono tutti grandissimi musicisti, molto capaci, assolutamente preparati, non c'è stata nessuna fatica in studio, anzi solamente un gran divertimento. E questo è essenziale, altrimenti se ti trovi in studio a lavorare con dei musicisti che non sanno suonare, che non vanno a tempo, che non hanno le parti pronte, che non sanno gestire la voce e la stamina, cioè la resistenza fisica, perché lo studio è anche resistenza fisica, saper gestire le energie. Un batterista che registra in studio un album intero e si mette a fare gli estri non ha capito niente, a meno che non sia un mostro. Non ha capito come gestire le forze per arrivare a registrare tutto alla perfezione fino in fondo senza sprecare energie. Stessa cosa vale per i cantanti, soprattutto di questi generi, dove le risorse sono limitate, la voce tende a calare nel corso delle ore e non devi mai esagerare, mai sprecare energie. Preferisco una take fatta bene, con un'adeguata preparazione, un tempo d'attesa, piuttosto che 10 take fatte in 10 minuti, di cui se ne salva mezza. Giusto? Non mi va di intervenire troppo per non farti da freno a mano. Quello che devo fare è star zitto e imparare. No, non è vero. Intervieni e come? Perché così ci confrontiamo. E anch'io ho tantissimo da imparare. Non sono mica arrivato, eh. Per cui confrontiamoci e parliamo. Ok, in questa maniera tutti traiamo un vantaggio dagli altri e lavoriamo bene insieme, creiamo una community che si aiuta. E ho cancellato lo spammone. Per cui, come potete sentire, quando hai una registrazione in studio professionale di livello con dei grandi musicisti, il mix all'inizio con un adeguato bilanciamento è già fatto a metà, perché questo pezzo già suona bene o no? Cioè, adesso togliamo il volume che è più basso e diverso, possiamo alzarlo per livellarlo, ok? Senza problemi.
Al di là del sound che è differente, ma suona già molto bene, cioè non sfigura assolutamente con l'originale. E non è merito mio, è merito dei musicisti e del lavoro che abbiamo fatto in studio. Catene di registrazione essenziale, ma compatte e ben assodate, perché mettere 100 cose nella catena che funzionicchiano così, che non si sposano bene l'una con l'altra, che sono settate male l'una con l'altra, non va bene. Poche cose ben settate e che lavorano bene insieme. Per cui quello è essenziale. Quelli che dicono, oh, c'ho, io per registrare la voce c'ho, oltre della Neve, c'ho l'Avanon, e poi c'ho due API e uno Sculptor della Cranebone. Ogni tanto uso uno, ogni tanto uso l'altro. Ok, forse hai un sacco di soldi da spendere. Io ne ho uno, perché per registrare la voce ne ho uno, perché ne ho provati, non scherzo, una decina, e quello è il pre che piace a me, che funziona bene a me, con quel microfono che ho scelto. Gli altri li ho venduti, cosa me ne faccio? E che senso ha? Quando vedi quegli home studio dove magari registrano voce e chitarra che hanno un pre solo, io applaudo, perché è così che si fa. Tu devi scegliere quello che ti serve, il resto è superfluo, lo devi eliminare, giusto? E quindi trova la tua catena, poi la catena può nel tempo può cambiare, trovi un pre che ti piace di più, elimini il vecchio e metti il nuovo. Però è inutile ogni volta dire, ok, cosa faccio? Quale pre usiamo oggi? Che microfono usiamo per te oggi? Il microfono posso capire che per lo stile di cantato e per diversi cantanti può andare bene un microfono o un altro, però ne hai tre, un dinamico e due condensatori, magari uno normale e uno valvolare. E quindi già più o meno sai quale tirerai fuori, magari li provi due, ma sai già quale userai. Non che ne hai 10 e dici, quale io scelgo oggi? Allora o sei i Sunset Sound o i Capitol Studio, dove hanno armadi di microfoni, cosa scelgo? Poi tanto scelgono sempre quello alla fine. Tu ne hai 3, 2, 1, perché è quello che funziona per te. E quindi non perdi tempo, tiri fuori quello, lo attacchi al pre che sai già tu. Il tuo cantante, il cantante è contento perché si sente subito bene, si trova subito bene, non ha perso tempo. E non ha cazzeggiato, hai fatto una figura di quello che sa il fatto suo, che non perde tempo, sa già dove andare a parare perché conosce bene il suo materiale, e hai fatto già metà del lavoro quando ti trovi qua. Giusto? Bene. Questo è il lavoro che faccio prima di partire. A questo punto diciamo che sono pronto per partire con il mix, mi devo fare solamente il bass di chitarra e voce, perché qui si può tranquillamente fare il bass chitarra. Possiamo buttarci dentro anche l'assolo se vogliamo intanto, poi si fa sempre tempo a fare un bass a parte, scusate, e questo è GTR. E poi il bass delle voci. Giusto? Tutto insieme. Su cui poi andremo a comprimere tutto quello che vi pare e vi piace. Però abbiamo già tutto ordinato. Diciamo che i nostri gruppi strumenti sono tutti qua in fondo ben identificati. E qui abbiamo GTR Bass, scrivo io di solito, e di qua scrivo Vox Bass. Giusto? Scusate. Ci metto i miei colori preferiti, il rosso per le chitarre, il viola per la voce, growl. Voilà. E sono pronto per iniziare il mix. La prima cosa che farò è ridefinire i suoni prima dei trigger, tirando fuori quelli che mi piacciono veramente di più. Poi passerò alla room, e questa è la fase di sound design, ovviamente. Poi passerò al suono del basso sulla DI. Il distorto lo farò nuovo probabilmente, il suono delle chitarre, questo non credo che vada bene, lo dovrò cambiare,
e basta. E poi si partirà col mix. Quindi questa fase l'abbiamo conclusa. Se volete, nella prossima, non nella prossima, perché la prossima giovedì avremo un ospite, ma magari sabato o domenica, se faremo la live del weekend, potremo andare avanti con la fase di sound design di questo pezzo e più avanti così. Sarebbe interessante, secondo me, andare avanti passo passo insieme. Potremmo anche arrivare a chiudere il mix insieme e poi fare il video da mettere su YouTube, se siete d'accordo. Potrebbe essere bello, interessante. Nel frattempo ci possiamo inframmezzare gli altri tipi di dirette, appunto in collaborazione, con le interviste, eccetera, eccetera. O con altri tipi di argomentazioni. Ormai sono arrivate le 11, abbiamo fatto le nostre 2 ore. Ci siamo sicuramente divertiti, abbiamo imparato l'uno dall'altro. E ti ripeto, Sorgissimo, non bisogna assolutamente sminuirsi e dire io sono un cazzone, una scarpaccia, non sono capace. Quello che dici, non darlo per scontato, lo capisco quando lo spieghi, ma è il farlo da zero che è difficile. Hai ragione. Allora, in parte, torno alla volta scorsa. Voi avete cominciato la scommessa contro voi stessi del mixing? Io non ho fatto la scommessa, però mi sono fatto 2 mix questa settimana per conto mio, presi da uno da Cambridge Music Technologies e uno da Telefunken, perché ho voluto provare un live un po' particolare. Non credo che mi metto le mani nei capelli. Fate questa sfida, è importante, perché l'allenamento è essenziale. Ci sarebbe un'antica regola aurea. Prima di cominciare a essere bravi, a bilanciare i suoni e a riconoscere come intervenire con gli EQ, bisognerebbe fare 10.000 ore di mix. Oggigiorno forse no. Una volta con l'analogico magari sì, adesso è più facile, ci sono tanti tutorial, si scopiazza un po', si arriva prima. Però l'allenamento è importante, alleniamoci. Esistono anche dei siti gratuiti in versione standard che sono di ear training, ad esempio Audio Gym, mi sembra che si chiami uno di questi, dove ti fanno fare vari esercizi per imparare a riconoscere le frequenze a orecchio e i tipi di interventi che vengono fatti su quella banda di frequenze. Si dice che un 10 minuti al giorno di allenamento su queste applicazioni, su questi siti, e nel giro di un mese o due ti faccia cambiare da così a così la percezione delle frequenze e degli interventi, sia in EQ che in compressione, perché ci sono esercizi che ti fanno imparare anche a riconoscere le compressioni, il tipo di compressione, con che attacco, con che rilascio, di che entità, eccetera, eccetera. Per cui abituiamoci anche a fare questo, cioè a studiare come si faceva a scuola e si fa all'università. È un lavoro questo, è un'arte, è una scienza. Mi fa piacere, grazie anche a te per i complimenti. È una scienza e quindi bisogna studiare per imparare e allenarsi per metterla in pratica, perché non è una scienza teorica, è una scienza pratica, per fortuna, che ci fa anche divertire. E poi tutti gli allenamenti che si fanno sul campo, posizionamento microfoni, cioè vale la pena prendersi, se uno lo fa tutti i giorni, ad esempio questo lavoro, un giorno a settimana per sperimentare. Niente produzione, niente mix, niente mastering, sala di riprese, sperimentiamo. O altre live, volano, hai ragione, domani ho 5 meno un quarto, penso anche tu. Quindi se invece uno, diciamo come noi, lavora in un studio 2 volte a settimana, una volta al mese sperimentiamo, io lo faccio. E mi piace farlo soprattutto sulla batteria. Qualche volta vado in studio a riampare, lì abbiamo una cassamesa 4 coni, la classica 4x12 con i V30. Non è la extra large, è la normale. E una testata 5150. Ogni tanto vado, reampo e mi metto lì a sperimentare un pochino posizionamento di microfoni sul cabinet e cose di questo tipo. E che poi è utile sempre anche per fare impulsi o cose di questo o cose di altro genere. Per cui vale sempre, è anche divertente, non si stacca un attimino la testa, si fa qualcosa di diverso solo per te stesso, che ti arricchisce. Ad esempio, ultimamente, come avete visto, mi sono preso male con gli impulsi di riverbero. E per cui ho studiato molto su ste cose, ho imparato tante cose belle che prima non sapevo.
E per cui questo è anche fare queste cose, cioè studiarci sopra, non solo farle, registrare pezzi, album, ma studiare come si comporta l'audio e tutto quello che ci gira attorno. Per cui facciamolo, è importante. Aiutati anche, tutorati, perché, lo so, fare le notti, ti capisco, perché so cosa vuol dire. È dura, è dura. Per cui proviamoci, sicuramente non sarà un miglioramento nel giro di un mese o due, magari 5-6 mesi, però il cambiamento c'è, assolutamente. E l'errore che fanno tantissimi all'inizio è strafare. Mai strafare, soprattutto all'inizio, perché non sai cosa stai facendo, ok? Ecco perché amo molto la tecnica di top-down mixing, che parte dal panorama e poi piano piano vai a intervenire sempre più nel dettaglio, no? E tante volte ti accorgi che fai molti meno interventi, usi molti meno plugin differenti, ma più o meno sempre quelli perché li conosci bene. E poi arrivi a un certo punto che sei soddisfatto del suono e ti sei accorto che tu, sulla traccia del rullo, del snare top, non hai fatto niente, se non caricare magari l'emulazione del NIV, del pre-NIV. Non hai messo EQ, non hai messo un cavolo, se non magari un tagliabassi, un boost sulle medie per la pacca. E quindi ti rendi conto che effettivamente il meno è più e il troppo stroppia. Less is more, ok? Per cui ragioniamo in questo senso. Interventi piccoli, ragionati, partendo dal grande e zoomando fino a che serve. Non è necessario per forza andare a mettere un EQ e un compressore su tutte le tracce, no. Fai dove senti che serve e quando senti che sei a posto ti fermi, se no si snatura. Ogni volta che uno mette un filtro EQ, soprattutto tagli bassi e tagli alti, vai a invertire le fasi, vai a cambiare tutto l'assetto delle fasi, si creano dei casini che possono essere pazzeschi a volte, che tu hai un suono alla fine che dici: ma che cosa ho fatto? Perché? Da dove arriva sta roba? E non riesci a capire che cavolo hai fatto. Quando invece magari hai messo 3-4 tagliabassi, scusate, passalti, che non servivano, invertendo tutte le fasi perché non hai usato EQ a fasi lineari, ovviamente, altrimenti ti esplodeva la CPU, e quindi hai fatto un casino sulle fasi, si sono cancellate un sacco di frequenze e il suono da figo ciccione corposo è diventato una merdina striminzita. E distorta magari, perché hai distorto anche, per recuperare corpo. Per cui piccoli interventi ragionati, partendo dal grande, andando nel piccolo. Almeno agli inizi conviene fare così. Dopo, quando uno sarà molto esperto, potrà andare a intervenire sui dettagli così a colpo sicuro, ok? Perché poi diventano anche automatismi, tante volte. Per cui, portiamo a casa questo oggi. Less is more, dal grande al piccolo, ok? Alleniamoci, alleniamo la fantasia. Perché il microfono del rullante deve essere messo per forza così? E se lo metto così, cosa succede? Non lo fa mai nessuno. Magari scopri una tecnica che non ha mai inventato nessuno, fighissima. Perché è bello sperimentare in studio. Vale la pena sempre. Non esistono regole scritte. Se suona bene, va bene. Se ti piace, perfetto. Avanti così. Ok? Va bene, ragazzi. Che altro dire? Nulla, per questa sera abbiamo concluso, vi ringrazio per la presenza, ricordate di seguirci sui social, Facebook e Instagram per rimanere aggiornati sulle live nuove, sugli argomenti, cercate anche voi di divulgare il verbo, divulghiamo il verbo, di modo che siamo sempre di più e che ci divertiamo sempre di più, ok? Ricordiamoci l'appuntamento fisso giovedì prossimo, sarà una puntata speciale, 21:15 e forse probabilmente questo weekend nel dopo pranzo, o sabato domenica, probabilmente domenica, anzi vi dico sicuramente perché sabato sono impegnato, probabilmente in studio e ci vedremo magari domenica subito dopo pranzo per divertirci un pochino. Alla prossima, grazie Sergissimo come sempre e grazie anche agli altri che hanno visto e vedranno questa live. Come sempre ragazzi, stay rock!